Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Bene, dallo scorso episodio, o meglio, in teoria con Luna ci siamo visti 3 episodi fa se non sbaglio, e sono tanti. Dovrei continuare con lei ad andare nel caveau perché dobbiamo trovare un qualcosa, perché comunque sia sembra che ci sia un'aura potentissima da qualche parte. Mi chiedo se ci sia davvero uno yokai qui dentro. Ho dimenticato di dirtelo, alcuni yokai possono mutare forma. Per questo esiste questa app galattica, Tane Yokai. Sì, in teoria abbiamo già presa con... in America, però... è una cosa un po' strana comunque sia, è troppo divisa la storia, secondo me, però comunque sia, non mi lamento, dai. Puoi usare quest'app per scovare gli yokai nascosti. Geniale, che app! Eh già. Ah, Luna, in questa stanza si nasconde uno yokai, scoviamolo! Prima fammi abbassare il volume che... ecco, mi ero dimenticato di abbassarlo. Beh, ragazzi, comunque sia... sì, ok, la yokai sta qui, però io mi chiedo... tutta quest'altra roba, non potevano farci qualcosa? Sarebbe stato molto più interessante. Qui c'era un portale, Yokai Watch 2, ma vabbè. Dovrebbe essere Professorso, sì. Che in inglese si chiama Professor, che sta a indicare... un gioco di parole con cacca e professore. Bello. Ah, mi avete trovato! Magari meno... mi avete beccato mentre ero distratto a leggere? You, non sei professor, sono lo yokai leggendario sapente quanto lo pace? Lo yokai leggendario? Lascia che ti spieghi. Ogni yokai leggendario è sigillato nel medaglium da 8 yokai. Devi fare amicizia con tutti 8 di yokai per evocare lo yokai leggendario. E che vuol dire che sono estremamente rari. Fantastico! Inoltre, per quanto riguarda i tipi di tribù... c'è dell'altro? Sì, quindi è molto loquace. Tanto sapiente quanto loquace. Così come quelli ancora da scoprire. Sì, ci sono ancora alcune tribù che non sono state scoperte. Probabilmente verranno implementate. Non credo neanche in Yokai Watch 4, ma se le faranno più in là. Su Yokai Watch Puni Puni già le abbiamo scoperte un paio. In teoria qui sono state aggiunte le tribù Enma e le tribù quell'altre Hagakure, che non ho idea, però sono blu, sono quelle con la faccia accigliata, non so italiano come si chiamano, ma dovremmo vederle poi. Please, stop, troppe informazioni. In sintesi, tu sei uno yokai leggendario che porta con sé quella cosa disgustosa? Disgustosa? Questo è il risultato finale di tutto il sapere! Sì, perché il sapere va giù, poi dopo devi uscire da qualche parte, no? Quindi tu sai un po' di tutto, giusto? Precisamente, chiedi pure. Sai anche come si costruisce un razzo? Ma certo, so tutto ciò che c'è da sapere sui razzi. Guardate questa rivista. Ah, no, rivista? Si chiama Il mio razzo spaziale. È uno di quei settimanali per assemblare modellini in scala per un pezzo per volta. Anche se quello non sembra poi tanto in scala. In termini umani, sì, potresti dire così. Ma questa è una rivista dello Yokai World. Ogni pezzo sfrutta il potere di uno yokai. Questo può rendere reale ciò che costruisci. Geniale, è il sogno di ogni fanatico dello spazio. Quindi, quali yokai avremo bisogno per il razzo? Leo fuoco per infiammarne i motori. Stavo leggendo infiammarne. Restat per caricarne le batterie. Nevaria per non farlo surriscaldare. Pelo ovunque per assorbirne gli urti. E ultimo, ma non per importanza, beh, per il sistema computerizzato. Grazie ai nostri poteri il tuo razzo sarà un successo. Se hai disposto a aiutarci, professor, so provvederemo a radunare gli altri. Io che i leggendari non si prestano a certe cose di solito. Ma se radunerete gli altri 4 potrei farvi dono del mio aiuto. Lo farebbe davvero? Muoviamoci, Luna! Lasciate che vi dia delle utili informazioni per la vostra ricerca. Le abitudini di Leo Fuoco includono correre intorno al laghetto Zucca. Laghetto Zucca è proprio qui fuori. Certe volte non riesce a fare a meno di dare informazioni. Andiamo! Let's go al laghetto Zucca! Quindi dobbiamo trovarne uno per volta? Oh,
però insomma è un po' una seccatura. Dimmi dove stanno tutti, io me lo appunto e poi dopo ci vediamo, insomma. Dunque il fuoco, ma sta sempre in movimento, a quanto pare sì. Eccolo qua, dai che ci arriviamo. Leo fuoco! Brucia, che vuoi? Urrea! Chi avrebbe mai detto che sarebbe stato così facile? Lasciatemi stare. E invece no, noi combatteremo. Ok, proviamo un po' subito questo yokai che... Fermati. Colpisce in linea retta, quindi non va bene. Ho anche con Tenzaku in squadra, tanto per gradire. Vediamo un po' che combina, va, Sobron. Facci picchia. Ah no, si è rubato lui, vabbè. Ah, rimane il fuoco, quindi continua a fare danni. E beh, è utile, eh. Guarda un po' che ti faccio, la provata. Ta 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 ta. Ah no, non si può fare. Ah, niente allora. Lasciamolo sta. Devo passare sotto Usavion. Sì, vabbè. Tanto. Non fa nulla, non fa nulla. Vediamo un po'. Stai calmo, dacci il tempo di spiegarti la situazione. Brucia? Veri fatto è che ci devi dare la tua forza per un razzo spaziale. Quindi cosa ne dici? Che impresa infuocata, ci sto! Sì, ok, buono però. Quindi ora dobbiamo andare da Professor So e farci dire dove trovare gli altri. Sarà una cosa un pochino lunga. Professore, abbiamo trovato già quelli a fuoco, quindi è stato un gioco da ragazzi. Ok, potrebbe essere più difficile con gli altri. Potrebbero non voler diventare vostri amici al momento. Ah. Non c'è speranza. Se non questa app. Kainet. Che cos'è questo Kainet? La rete Kainet è il luogo in cui gli yokai si scambiano informazioni. Gli yokai pubblicano qui i messaggi nel loro tempo libero. Quanto ti siano utili lo decidi tu. È un'app in cui sono raccolte informazioni varie e gli utenti pubblicano i propri messaggi. E come lo usiamo per fare amicizia con gli yokai? Ah, devo proprio spiegarvi tutto, ci arriverete da soli. Ok. Intreccio storie attivato. Questo Kainet è pieno di messaggi utili. Vediamo. Come persuadere gli yokai? Serve un favore, chiedi a noi. Ehi, Usapion, cosa sono questi cosi? Favori? Gli yokai che fanno richieste online sperando che qualcuno risolva i loro problemi. È proprio questa la chiave allora. Se facciamo loro favori, allora. Allora cosa? Resta a televare più ovunque, ci saranno così grati da aiutarci a costruire il razzo. Right! Non è la migliore delle idee, ma non ne abbiamo altre. Forza Usapion, andiamo a fare qualche favore. Ok, aiutiamo allora questi yokai a risolvere i loro problemi. Sì, so come risolvere gli incarichi, i favori. Oh, allora, uno me lo ricordo dov'è. Ma mi ricordo Restat, ma non pelo ovunque. Tantomeno ne varia, quindi vediamo un po'. Sì. Quei tre crani vuoto del parcheggio. Non è che qualcuno potrebbe fermarli? Ci pensi a quelle canaglie? Mi trovo qui, tartaruga foto. Ancora tre cranio vuoto. Ok, ora facciamo i seri e andiamo. E quello non mi ha visto. Ah, è qui? Sì, però è qui ma sopra. Praticamente te l'ha segnato lì male, però. Quello dovrebbe essere un cranio vuoto quello, in effetti era. Ecco perché dico, ma possibile? Poi devo andare a parlare con Restat allora. Mamma mia, ragazzi. Ok, così andiamo con l'Energimax di Usapion. E li facciamo fuori. Mi ha mancato, meglio così. Raggio coniglietto! Sobron che sta perdendo le forze. Usapion, facciamo prendere questo, tanto è uguale. Eccolo che va, un altro colpo. E è fatta. Yes.
Bravi, bravi, bravi. A Sobron ho dato una sfera mini che dà 50. No, mini. Una sfera normale che dava 50 punti. Quella normale che dà 50 punti esperienza, no? E sfera piccola. Una sfera piccola, non mini. Ed è salito subito al livello 3, quindi. Va bene così. Ora sta al 4 e non potevo chiedere di meglio. Ora dobbiamo andare dallo yokai che sta qui. Quei maledetti crani a vuoto sono una storia del passato, vero? Certo. Yes, del passato come la storia della terra piatta. Non avrei più problemi. Terri piattisti triggerati male. Ben fatto, sento l'elettricità tornare a scorrere tra i circuiti. Ok, favore di Restat, quindi essendo quelli rossi non possono più essere riproposti. Era quelli rossi sì che non possono essere riproposti. Quelli blu invece tante volte quante ne vuoi. Poi va a finire che è il contrario, però va bene lo stesso, dai. Ok, vediamo un po' che ci esce. A sto punto qualsiasi cosa va bene. Va bene. Tempura di zucca, oddio. Grazie, ora posso tornare al mio sonnellino pomeridiano. Prima però avrei bisogno del tuo aiuto. Spieghiamogli la situa. E questo è quanto. Va bene, vi aiuterò a costruire il razzo. Svegliatemi quando siete pronti, io vado a dormire. A proposito, questa è per te. È un'app abbastanza famosa, perfetta da usare sdraiati nel letto. Yuppie. Film, sembra divertente. Grazie, Restat. Figurati, a dopo allora. Sì, Restat e Usapion hanno la voce molto simile. Dannato. Prossimo è per ovunque. Quell'orribile grillorbice. Non si può più girare per i vicoli. Peraltro dietro all'Accademia degli Studiosi qualcuno fermi le sue forbici. Accettiamo questo incarico allora. Darai un taglio alle sue malefatte. Veramente? Oh grazie, mi nascondo qui, Casa Celesti. What? Ma è Casa di Luna. Io? Davvero? Beh, oibo. Dunque, grillorbice. Ok. Andiamo a cercare questo grillorbice allora. Dannato. Dovrebbe essere qui dietro, giusto? Al vicolo. Oh, sì. Ah, ma è solo uno? Inizia la battaglia, allora. Grande. Ti appare quando fai qualcosa di super great in battaglia. Continua a combattere bene e potresti ricevere degli oggetti. Va bene. No. E va a parare le pecore. Eccolo qua. Ma è tosto, mi sembra. Prendiamo l'oggetto e spariamoglielo contro. Sobron, per favore. Dai. Bravo. Forza Blaster attivo. E se n'è andato. Lì col pavimento ancora infuocato, ma va bene uguale, va bene uguale. Dobbiamo cercare di essere veloci, veloci, rapidi e indolore. E potremmo uscire anche di là, credo, però. Facciamo come dice la freccia, va. Dunque, entriamo e vediamo un po' dov'è sto pelocodo, va. Ah, ma è in bagno? Certo, perché è entrato lo scarico, è intasato. C'è pelo ovunque. Ah no, pelocodo è quella, era la prima. C'è pelo ovunque, rimandiamo a dopo. Cioè praticamente, nonostante io stessi di fronte a pelo ovunque, tu mi selezionavi il lavandino? Va bene. Ne ho fin sopra i capelli di grillorbice. C'era un taglio? Certo. Yes, per un po' se ne starà fermo con una permanente. Grazie, sprizzo gioia da tutti i peli. Va bene, anche questa è fatta. Galattico. Vedi, svolgere missioni così dal Kai Net all'inizio del gioco è utile. Sali subitissimo di pochi livelli, ma sali. Bianco, bianco, grande, va benissimo così, sushi con frittata. Devo provarlo allora. Grazie infinite. Per un pelo non ho ciuffato grillorbice con questo. Lo do a te come segno della mia gratitudine. E ora mancherebbe da darlo anche a
al nostro personaggio maschile in America. Un ratino per insetti, ora possiamo controllare gli insetti. Ma che diamine, pensavo dovessimo costruire un razzo. Ma certo, è un signor pelo ovunque. Ma perché lo chiami signore? È una palla di pelo. Vorremmo chiederti una cosa. Quindi che fai, ci aiuti? E questo è tutto, cioè, capito? Hai capito? Attenzione a come parli. Non farti venire un diavolo per capello, vi aiuterò. Galattico! Ma sei sempre stato qui nella mia casa? Pelo. Sì. Cosa? Pelo. Non scapigliarti, questo è per l'affitto arretrato. Pelo. Ora sciogli i capelli e rilassati. Che cosa? Che cosa hai fatto? Pelo. Questo stile è l'ultimo grido, tutto per te. Ti dona. Pelo. Posso far ritornare come prima quando vuoi. Wow, non gli ho mai avuto così lunghi prima d'ora. Fatemi sapere quando siete pronti. A presto. In effetti sta molto meglio così. Però peccato che appena usciamo di casa crolli tutto. Purtroppo, forse l'effetto di pelo ovunque dura fino a un certo raggio. No. Oh no, sono tornati normali. Penso che ti stiano meglio così, Luna. Immagino di sì, non vanno avanti agli occhi almeno. E invece dovevano. Dovevano. Ok, ci mettiamo in mezzo alla strada per cercare Kainet. Bene, mi sto scegliendo dal caldo. Ho tanta varia di cono gelato fruttato. Ho sentito che il centro commerciale Alba è ben fornito, ma non riesco a trovare nulla in questo caffè. Lascia fare a me. Davvero, grazie di cuore. Provo a cercare al centro commerciale Alba PS. Purtroppo non posso muovermi dal caffè. No, panic, ci pensa Osapion. Ehi, cono gelato fruttato in arrivo. Si scioglie dal... Ma sta qui. Poteva venirci lei da sola, faceva subito. Che yokai pestifero senza voglia proprio di fare nulla. Un po' come me. Ma la gelateria stava qui? Salve. Salve. Con quale voce? Gelato fruttato, perfetto. Oh yes. E se io non avessi avuto i soldi per comprarlo, che facevamo? Eh? E posso uscire da qui? Nani? Ah, lei è... Ma è dentro! È qui dentro! Ma ti pozza, piana cacarella. Ah, è qui. Ecco l'alga, va. Chi è? Ah, è Danz. Oh, no, è Banz. Questo è Banz. Era Danz. Banz è quello più scuro. Beh, così andiamo a passo d'alga per tutta la notte. E lei non si preoccupi, qui sto solo parlando con... con uno yokai che vuole combattere. Ah, battaglia team. Ah. No, aspetta, fermi. No, se è così facile. Cioè, facciamo veloce così allora, ragazzi, senza che mi ci spreco. Intantiamo, puntiamone uno e attacchiamo. A posto, mi sa che dopo questi sono finiti, eh. Sì. È stato piuttosto facile. Molto veloce, easy, la squeezy. La squadra, allora, vi dico subito che Osapion e... Bene. Danz mi viene incontro. Facciamo amicizia, sì. Danz! Dai, balliamo! Della danza dei campioni siamo! E mi auguro che non lo diciate mai più. E ora diamo questo gelato a Nevina. Oh, mi ha portato il cono gelato fruttato. Sì, Nevaria, non Nevina. Perché mi sbaglio? Perché sono troppo blaster, ho giocato. Nevaria, ecco qui, questo è il cono gelato fruttato che cercavi, no? Sì, è proprio questo, grazie mille. Non è che non poteva andare a prenderlo, è che non aveva voglia. Lei non sta fuori al caffè, il bar fuori, ma proprio al caffè dentro il negozio, dentro il centro commerciale. Il che è ancora peggio. Cioè, regalo barretta di cioccolato? Grazie. Ma è... Cosa? Un'app per la musica, grazie di cuore.
Queste sono le mie canzoni preferite. Oh, MG, non sapevo che Dio che ascoltassero la musica. Nevare, avremo un favore da chiederti. Dimmi questo favore, allora. Sì? Ci aiuteresti? Vi aiuterò, fatemi sapere quando sarete pronti, va bene? Beh, dopo che ti sono andato a prendere il gelato, che stavi lì vicino. Ora manca solo Professors. Chi avrebbe mai detto che sarebbero stati tutti così disponibili? Beh, il tuo coso delle stelle stamattina l'aveva detto. Bene, andiamo a parlare con Professors. Ah, ma potevo anche uscire da qui. Non... Lei stava a questo caffè. Non a quello qua sopra. Ecco perché non mi ci ritrovavo. Dico, ma non mi riportano i conti. E infatti non riportavano. Professore, ci diamo una mossa? Tutti insieme. Restate al rapporto. Brucia. Ce l'ha fatta per un pelo. Quanta polvere qui dentro. Bene bene, siete tutti qui. Devo ammettere che sono sorpreso. Voi due fate una bella squadra. Una squadra galattica. Come vi avevo promesso, mi unirò a voi. Ora andiamo al Monte Selvoscura, il posto perfetto per far partire un razzo. Ci sono già stato per vedere la Slot Kai con lei, l'avete visto nel video di ieri, che mi auguro abbiate visto. Geniale, Monte Selvoscura, stiamo arrivando! Andiamo a chiamare il dottor Volast, quindi devo tornare all'ospedale, Sapien. Bene, Kuja, anche per oggi il video termina qui. Comunque sia, vi ricordo che alle 19 ne esce un altro, come ho scritto appunto inizio video. E appunto ci sarà la seconda parte di questo capitolo con Luna, che vedrà appunto Sapien rincontrarsi con il dottor Volast. Quindi mi raccomando, non perdetelo. Ad ogni modo, vi ricordo che in descrizione trovate i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!